Ciao a tutti e benvenuti in Tomodachi Life. Andiamo un attimino a vedere cosa sta succedendo. Notizie flash. Cosa sta accadendo? Cosa? Oh, via. Ecco le paraorecchie. Vai. Alla prossima, ciao ciao. Guardate quanti nuovi che vedo. Allora, prima di tutto andiamo all'articolo di abbigliamento di importazione. Erano paraorecchi, quindi devo andare là. Eccole qua. Vabbè, le compro rosina, poi le compro gialle e poi le compro nere. Ci attrezziamo per l'inverno, anche se fa sempre caldo. Andiamo avanti, andiamo a vedere. Subito un nuovo qui, cappelli. C'è i nuovi colori per il corno di demone. E prendo un corno di demone rosso. Arrivederci Sean, ciao ciao ciao. E andiamo a vedere cosa c'è di nuovo di abbigliamento. Oh, questa è proprio nuova, l'uniforme coloniale. Poi ci sono i nuovi colori, che è questa divisa d'arbitro di calcio. Me le prendo due e non ci pensiamo più. Bene 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 bene. Andiamo a vedere che evento c'è alla fontana. Le donazioni. Poi ci sarà sicuramente qualche altra cosa. Oh, la sfida rap. Yeah. Andiamo. Sentiamo cosa hanno da dirci. La miseria. Continuano le rime. Bella, questa era difficile. Cattivissimo. Perso! E vediamo qui che Federico ha vinto e via. Grande sfida rap piena di rime. Vediamo che c'è anche del nuovo arredamento. Oh, lo stile natalizio. Accidenti, ma me ne comprerò qualche altro. Via. Bando alle mani bucate e via. È Natale. Andiamo a vedere la notizia del giorno, visto che ci siamo. Che la presenta Fernando. Dici, debutta la macchina super ecologica. E cosa fa? Ah, mi sembra che qualcuno la traini. Beh, certo. L'auto attirata. Bene, benvenuti. Bene, lo dico anch'io, visto che siamo rifiniti nel giro di bene. Oh, vediamo, evento Luna Park, la busta. Vediamo un po'. Cosa c'è nella busta a sorpresa? La camicia tartan rosa mi mancava. Completo di pelle verde mi mancava. E il terzo oggetto è? Le carote ce l'avevo. Quindi finisce subito lo stupore perché le carote c'erano. Benissimo. Bene, allora, adesso andiamo a vedere cosa c'è nel banco dei pegni che me l'aveva chiesto Super Mario Galaxy 2 guida cosmica. Vedete nel banco dei pegni, caro Super Mario, se non l'avevi ancora visto, certe volte le ho venduti. Ci sono tutti gli oggetti che vinciamo nei vari giochi e via dicendo. E ogni oggetto ha un valore che se vendiamo poi ne ricaviamo. Ma me ne sono venduti due vasi, Virtual Boy non lo vendo, ma la telecamera la vendo. E così possiamo ampliare il nostro portafoglio. Bene, adesso è l'ora di andare negli appartamenti, controllare se ci sono dei cuori. Niente cuori, mamma mia, niente cuori. Quindi andiamo dall'alto. Questa volta sta questa che avevo fatto. Mi manca, se non mi ricordo male, quart'ultimo o terz'ultimo? O il quint'ultimo? Anche non l'ho fatto sicuro, ma non mi ricordo se ho fatto Eric Monkey, la fila di... il piano di Eric Monkey momentaneamente mi vado a ricercare le cose. Allora sì, ricordavo bene che dovevo partire dal quart'ultimo, quindi 1, 2, 3, 4, eccoci qui. Andiamo da Eric Monkey che aveva il singhiozzo, vediamo un po' cosa... come è messo. Ok, il suo migliore amico è Miyamoto, gli piace la limonata, la frittata di patate e le crepe, va bene. Va, beccati questi cavoletti di Bruxelles che non gli sono molto piaciuti per niente, direi. Va bene, dai, prenditi questo stile natalizio, visto
visto che si va verso Natale, ora dopo ci fa piacere. Sì, sì, che vogliamo dare un'occhiata. Vediamo un po'. Qui c'è le renne. Oh, il caminetto con le calze. Oh, bellissimo. Babbo Natale. Tutto illuminato. Oh, l'albero. Benissimo, ci piace. Ottimo. E visto che ci siamo... Va bene, dai. Sì. Chi è? Carlo. E vai, andata. Al prossimo. Paolo. E vai, anche il prossimo. Ilaria, l'unica ragazza, meno male, altrimenti era difficile. E via, andiamo avanti. Questa grossa. Un'altra scatola. Chissà quando compie gli anni Olga. Chissà. Chissà. Andiamo a vedere Susy cosa sta facendo, che sta giocando con il 3DS. Bene, anche io. Miglior amico Edgar. Gli piacciono tantissimo le polpette. Vediamo se troviamo qualche altra cosa che gli può piacere. Le aggradite, ma non sono entrati tra i suoi primi. Vediamo ancora un succo d'arancio. D'arancia, visto che ha sempre spazio nello stomaco. Ha voglia. E ha gradito anche il succo d'arancia. Cambiamo anche il vestito. Un pullover a strisce grigine, vai. Che con i capelli rosa si intona. E infatti ha gradito. Salita di livello. Va, una canzone, un'opera. E via. Così poi si mette a cantare. Andiamo avanti. Andiamo a vedere Momo. Momo che vuole giocare con noi. Certo, fidanzato è Mark, è di Momo, il fidanzato di Momo. Popcorn. Inequivocabilmente popcorn. Pop, ecco. Sarà pollo ticca? E vai. Cibo spaziale. Ma vieni. E vai. Questa centrale, o la coppa trofeo di plastica però. Va, diamo delle carote a Momo. Tra l'altro gli piace il cosciotto, manzo alla Borgogna e gli arachidi. Le carote non tanto tanto, eh. Accetta questo regalo da parte mia. Ed eccolo qua, farmaco per lo stomaco. Stranamente quando si fa sera, sono piena di energie. E tieni anche un caffè dopo aver mangiato tutta quella roba. E poi non è che ha mangiato tanto. No! Ok. Andiamo al prossimo abitante della... del quarto piano. Arianna. E va, è supersonico. Arianna è fidanzata con Edgar, migliore amica è Gaia, mangia la borgogna, fiocchi di mais e polpette, i suoi preferiti. Giusto, giusto. Prendi questo fudge. Oh, la gradite. E ancora spazio, succo d'arancia. E via. E nessuno di questi è stato un alimento che vi ha gradito moltissimo. Kate, andiamo da Kate. Yeah, certo. Quiz affinità. Oh, attenzione. Federico e Chiara hanno un forte legame di amicizia. Falso. La risposta giusta è... falso. E vai, ci ho azzeccata. Comune 2. Uomo e salita hanno lo stesso livello di felicità. Vero. La risposta giusta è... falso. Cappero. Ah, ma felicità in senso il livello di gradimento. Ok.
Avevo proprio sbagliato a interpretare la domanda. Tieni questi crauti. Oh, crauti erano tra i primi graditi, il suo super preferito è la pasta nelle sepe, poi abbiamo il baccalà, gli involtini di primavera, e la migliore amica di Kate è Valentinji. Vediamo di prendere un nuovo vestito. Vai, questo. Che si intona con il fiocco. Per poco non ho salito il livello. Torniamo indietro e andiamo a fare visita a Vale. Chiamiamolo. Vale vestito da rugbista, anzi, da giocatore di football americano. Siamo precisi. Sono passati 2 mesi da 2 quando mesi, non ci sono voglio stati sotto credere. sequestro. Oh, cioè, il super alimento preferito di Vale è il sedano. Ora gli do un bel cosciotto. Mi sento rassicurato se so che ciò che faccio ha delle regole ben precise. Capisco. Abbiamo abito, vediamo un po'. Completo da ninja, completo rojo bomb, completo da ninja, dai. Tieni. Ninja vestito di blu. Il nostro caro Vale è ninja adesso. E torniamo indietro. Chiamiamo. Lo starnuto. Chiamiamo Gaia. Ciao Gaia, ciao Gaia, ciao Gaia. Gaia è sposata con Shaquille, migliore amica di Ari, non ho ancora trovato un super preferito. Va un po' di formaggio, vediamo un po'. Però ti piacciono i saltimbocca alla romana, la pasta nelle seppie e il tofu. E sale di livello a 9. Ah, una canzone rock and roll, yeah. Guarda, ti do anche una liquirizia. E via. Torniamo indietro. Di vedere l'ultimo abitante del quarto piano che è Nicolas Cage che sembrava che volasse. In realtà cercava di chiamare la nostra attenzione, certo. E ho vinto! Questa piccola. E ho trovato il diamante. Compriamo un primo, va, qualcosa tipo, non so, insalata ai gamberetti. Perché prima è un secondo, però intendevo nella prima sezione. Andiamo avanti. Chissà se era poi della prima sezione. Infatti era della seconda, bene, ci ho capito a bestia in questa cosa dei gamberetti. Vediamo un po' di darti anche un nuovo vestito. Anzi, ti vorrei dare. Sì, proprio le cuffie nuove. Perché non ho dovuto anche. Pare orecchie. Anzi, nemmeno cuffie. Pare orecchie. Ottimo, direi. Perfetto. Bene, abbiamo finito il quarto piano. Andiamo a vedere di cercare questo alimento a Joe. Questo esigente di Joe. Che tra l'altro. Ecco, ha pure una richiesta. Allora, guardiamo intanto che richiesta ha. Siamo allo stesso modo. Tu che ne Eh dici? beh, è giusto, è giusto. Davvero? Allora mi impegnerò di più per migliorare il nostro rapporto. Bene. E sale, oh, livello 64. Un cappello anche a Joey vorrei dare le nuove cuffie, anzi, paraorecchie. Però aspetta, aspetta anche la visiera sportiva. Sì, una visiera sportiva blu, va. Prego. Questo è un regalo da parte mia. Cosa, cosa? Moneta d'argento e adesso diamogli da mangiare qualche cosa. Ramen istantaneo, vediamo se gli piace. Questo manca. Ha gradito, però niente di che.
Allora, mi ci sta ancora qualche altra cosa? Va bene, via, giochiamo. E ho vinto! Pensavi fregarmi. Questo centrale. Oh, il Game Boy! Yes! Il primo Game Boy. Allora, qui gli ho dato tutto. Sì. Vediamo un po'. Anche qui. Vediamo un po' se riesco a dargli qualche altra cosa. Gelato artigianale lo posso prendere. Arrivederci, vediamo se gli va. Andiamo laggiù, se gli va. Ha gradito, però non è il suo super preferito. Niente, quindi niente alimenti preferiti di Joe. Vediamo, controlliamo prima di andare di là se c'è qualche cuore, niente cuori. Allora torniamo indietro e vediamo un po'. Vediamo un po'. Casa mia, se c'è qualche cuore, niente, nemmeno qui niente cuori. Bene, a questo punto direi che è giunto il momento di fare i nostri sondaggi, anzi, i vostri sondaggi. Ai voti. Super Mario Galaxy 2, guida cosmica, lo dico per bene. Mi chiedi di fare un sondaggio a due, mangiare contro bere. Vediamo un po' cosa preferiscono. E preferiscono il mangiare. Tutti dei mangioni. Effettivamente tra mangiare e bere è difficile scegliere. Roberto Z mi chiede di fare un sondaggio a tre. Laser contro proiettile, contro esplosioni. E vince? E vince il proiettile. Nemmeno a me. E andiamo avanti. Xedo 2888 mi chiede di fare un sondaggio a 4. Primavera contro estate, contro autunno e contro inverno. Vediamo chi vince tra le 4 stagioni. E vince l'estate, di poco, eh. Di poco sulla primavera. Andiamo avanti, Manuel mi chiede di fare un sondaggio a 3. Pizza, pasta contro pasta al forno, ci metto anche la F, e pasta al ragù. Vediamo chi vince tra i tre. E vince pasta al ragù, e anche di parecchio. E vediamo un po', Gabri05 mi chiede di fare un sondaggio a due tra i due Pokémon appena arrivati, che è Pokémon Zaffiro Alpha contro Pokémon Rubino Omega. Vediamo chi vince. E vince lo Zaffiro Alpha come me. Sono tutti d'accordo. Sono tutti d'accordo con me, praticamente, perché anch'io ho scelto lo Zaffiro. Mister Electric mi chiede di fare un sondaggio a tre. Pokémon contro i Digimon contro The Legend of Zelda. Ci metto una bella Z e vediamo un po'. E vincono i Pokémon, non ne dubitavo, non ne dubitavo. Bene, finiti i sondaggi da voi richiesti. Torno indietro. Sono qui sulla panoramica, 80 stelline sempre. Arrivati a questo punto, io vi saluto, vi rimando al prossimo video e se avete in mente qualche altro sondaggio, scrivete pure che io ve li faccio. Mi raccomando, ragazzi, scrivete sempre nell'ultimo video perché le vado a perdere. A proposito, mi è venuto in mente perché mi ha mandato la notifica proprio mentre stavo per registrare, quindi ha avuto parecchia fortuna Nico versus Nico che mi ha chiesto di fare. Via, vado ad aprire questa la mail, così c'è scritto. Adesso un video indietro, ecco, quindi devo tornare un attimino qui. Però ragazzi, non lo dovete scrivere, cioè qui ho avuto fortuna che l'hai scritto mentre stavo iniziando a registrare, quindi ho avuto la fortuna di ricordarmelo. È un sondaggio a 3. Harry Potter contro Twilight e contro Hunger Games. Mi si è intrigata la lingua.
che si firma anche Fex, e vincono, chi vince? Twilight, ma di poco, eh? Di poco, questo è stato un sondaggio tirato, bene. Nico, mi raccomando, scrivi nell'ultimo video, ti è andata proprio di lusso, che mi è arrivata la notifica e mi è rimasta lì mentre stavo registrando. Bene, quindi vi saluto e vi rimando al prossimo video.